Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura alla politica, il TAR ha respinto il ricorso presentato dal centrodestra e in seguito al voto ripetuto ieri in 16 comuni, Francesco Menna è stato eletto presidente della provincia di Chieti. Gli avversari politici però hanno già annunciato che proseguiranno la battaglia legale. Ora è ufficiale, Francesco Menna, sindaco di Vasto in quota PD, è il nuovo presidente della provincia di Chieti, succedendo a Mario Pupillo. Il TAR ha respinto il ricorso presentato dal centrodestra a seguito di un errore nella consegna delle schede elettorali. Non ricorrono i necessari presupposti di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire nemmeno la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie. Questo quanto messo nero su bianco dal giudice Paolo Passoni. Il 18 dicembre i 986 amministratori dei 104 comuni della provincia teatina erano stati chiamati al voto, ma 9 schede elettorali non corrispondevano all'esatto numero della popolazione, in base al quale nel voto ponderato si determina il peso delle preferenze. Così 16 comuni ieri sono tornati alle urne, eleggendo Menna con circa 15.000 preferenze di stacco dal candidato del centrodestra, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini. Non finisce qui, faremo un nuovo ricorso, fanno sapere dal centrodestra. Non si può andare a votare conoscendo già i risultati, dicono da Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia ha annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare. Il risultato però non ha destato alcuna sorpresa, poiché infatti sono gli amministratori a votare con voto ponderato, in quanto i comuni per popolazione più importanti sono governati dal centro-sinistra, la vittoria di Menna era matematicamente prevedibile. Situazione opposta ad esempio a quella della provincia di Pescara, dove come da pronostico ha vinto il candidato del centrodestra De Martinis. Nel nuovo Consiglio provinciale di Chieti ora ci saranno 7 consiglieri di centrosinistra e 5 di centrodestra. Il consigliere più votato è stato Arturo Scopino, sindaco di Montelapiano, il comune più piccolo della provincia. Scopino, già vicepresidente con Pupillo, probabilmente manterrà la stessa carica. Il bollettino Covid, sono 686, d'età compresa tra 2 e 93 anni, nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 95.670. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2.629. Si tratta di persone d'età compresa tra gli 82 e gli 85 anni, tutti residenti in provincia di Chieti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 8.305, 542 in più rispetto a ieri. Di questi 132 pazienti, 2 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 17, 2 in più rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 8.156 positivi accertati, 538 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.630 tamponi molecolari per un tasso di positività del 10,3%. Dei casi odierni, 158 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 241 a quella di Chieti, 190 98 a quella di Pescara, 73 a quella di Teramo, mentre 15 dei contagiati provengono da fuori regione e per una persona sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. E sono intensi i controlli sul territorio della provincia di Pescara, voluti soprattutto dal prefetto Di Vincenzo. Con lui abbiamo fatto il punto della situazione anche in vista delle nuove disposizioni governative che sono state approvate ieri dal Consiglio dei Ministri. Ascoltiamo Stefano Recanati. Questi giorni la prefettura insieme alle forze dell'ordine è molto impegnata per cercare di arginare questo Covid, di fare dei controlli come ci si avvicina al Natale, ma soprattutto come ci si avvicina a quel Capodanno che è quel giorno dove tutti quanti sicuramente vogliono un po' divertirsi. Abbiamo sempre fatto controlli, come sapete, nei mesi scorsi, abbiamo di recente fatto un piano, stiamo rafforzando ulteriormente i controlli, ci adegueremo alle nuove disposizioni normative adottate ieri sera, però voglio anche sottolineare il grande senso di responsabilità dei cittadini e degli esercenti, dei commercianti sui quali contiamo. Ecco, i controlli stanno andando avanti come lei ha annunciato, sono tanti i trasgressori di queste norme.
I controlli sono accurati, le violazioni non sono tantissime perché, ripeto, c'è stato già un lavoro particolarmente pressante nei mesi scorsi affinché le regole venissero rispettate, ma c'è anche un senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini. Ciò non toglie che i controlli sono accurati, come da alcune notizie che vi abbiamo detto, abbiamo riscontrato anche, come dire, episodi che denotano il tentativo di sottrarsi, di elusione della normativa anti-Covid. Sicuramente questa è l'occasione anche per mandare gli auguri a tutti i cittadini della provincia. Gli auguri a tutti i cittadini, a tutti i pescaresi, di cuore. La Guardia di Finanza ha presentato questa mattina il nuovo velivolo in dotazione al reparto operativo di Pescara. Per l'occasione sono stati invitati alcuni bambini a cui le Fiamme Gialle hanno donato regali per il Natale. Vediamo il servizio. Regali e foto vicino agli elicotteri con la certezza di aver strappato almeno per il Natale un sorriso ai bambini di alcune famiglie bisognose di Pescara. Un momento di vicinanza organizzato dal comando provinciale del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. Dico io per fortuna che il Covid quest'anno e lo scorso anno ha aperto i cuori un po' di tutte le persone e noi dobbiamo ringraziare veramente di cuore. Quest'anno la Guardia di Finanza in primis e tutte le altre associazioni che ci sono state vicine. Nei giorni scorsi è proseguito il piano Natale sicuro dei Baschi Verdi, sequestrati 58.000 prodotti regolari tra gadget, souvenir e peluche. Le Fiamme Gialle di Pescara hanno infatti individuato articoli non conformi agli standard di sicurezza prescritti dalle normative europee. Soprattutto andando a arginare il fenomeno della contraffazione di prodotti che sono pericolosi alla salute dei cittadini e andando a contrastare pratiche commerciali che pregiudicano l'operato degli esercenti che rispettano le regole. Nell'occasione è stato presentato il nuovo velivolo Augusta Westland 139, da poco assegnato a Pescara, il quale potrà svolgere controlli in ambiente aeromarittimo e di controllo del territorio grazie a numerosi sensori e sistemi di ricerca all'avanguardia. Non facciamo altro che implementare la dotazione che già avevamo, che era una bella dotazione, perché ho detto avevamo già un elicottero della stessa serie, ora ne abbiamo due, quindi potremo aumentare le nostre ore di volo, potremo aumentare il tempo che possiamo trascorrere in mezzo al mare o sul territorio per contrastare quelli che sono i traffici illeciti. Facciamo ora un passo indietro, torniamo a parlare di Covid, perché come visto aumentano i nuovi casi, aumenta anche il numero dei posti letto occupati negli ospedali, i dati sono pericolosamente vicini alla zona gialla per l'Abruzzo. Il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, invita la cittadinanza alla responsabilità, la ascoltiamo al microfono di Paolo Renzetti. Sindaco, qual è la situazione ad oggi a Francavilla al Mare per quanto riguarda l'emergenza sanitaria? Allora, al momento la situazione si è stabilizzata dopo un momento di grande crescita dei contagi, in questo momento è abbastanza stabile, è comunque preoccupante perché abbiamo superato il numero di 100 contagi, la maggior parte, diciamo, dei contagiati è vaccinata, per cui ha sintomi lievissimi, dei sintomi influenzali, c'è qualche ospedalizzato e mi risulta che si tratti quasi sempre di persone non vaccinate, quindi il mio invito torna a essere quello di vaccinarsi, ma non basta perché bisogna sicuramente rispettare le regole del distanziamento e quindi torno ad invitare tutti a farlo, soprattutto in questo periodo in cui ovviamente durante le festività c'è un grande desiderio di riunirsi in famiglia e di riunirsi con gli amici, quindi il mio invito è sempre quello di rispettare le regole che ci vengono imposte, mantenere il distanziamento, incontrarsi con familiari o con persone che si vedono frequentemente e non allargare troppo il giro per non rischiare poi di ripartire nell'anno 2022 con un'impennata di contagi. Ecco sindaco, il rischio è questo, che dopo queste festività, insomma, la situazione possa essere ancora più delicata, potrebbero esserci dei provvedimenti del governo che poi ricadrebbero sugli enti locali? Il rischio è questo, dobbiamo scongiurarlo, quindi penso che, insomma, ribadisco, sta alla responsabilità di ognuno di noi cercare di evitarlo. Io come sindaco mi atterrò a tutti i provvedimenti governativi perché ho visto che spesso emettere ordinanze che vadano oltre le decisioni del governo in genera confusione nei cittadini e anche difficoltà nell'interpretare le ordinanze, quindi credo che debba essere il governo o eventualmente la regione a dettare delle regole per tutto il territorio, anche perché loro sono in possesso di dati e di analisi che a volte non arrivano anche a noi.
Questa settimana ci sono state le premiazioni dell'edizione 2021 di Storie di Alternanza, la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Chieti e Pescara. A vincere sono state due scuole della provincia teatina. Storie di Alternanza, questo è il nome del premio a cui hanno ambito diversi istituti scolastici delle province di Chieti e Pescara. La manifestazione, promossa dalla Camera di Commercio, è andata in scena mercoledì al padiglione Becci del porto turistico di Pescara. Due le categorie in gara, con l'ingresso degli istituti tecnici superiori, 13 scuole per altrettanti progetti. Obiettivo quello di dare visibilità a racconti di alternanza e apprendistato, realizzati nell'ambito di percorsi di formazione e di percorsi duali o di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. I progetti sono stati elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e tutor aziendali. A vincere sono stati l'Istituto di Istruzione Superiore Volta di Francavilla al Mare Ortona per la categoria Percorsi per le competenze trasversali e l'Istituto Tecnico Most di Ortona per la categoria ETS. Entrambi i progetti premiati puntano alla sostenibilità. Così prepariamo i giovani al mondo del lavoro, ha detto il presidente Streber. È da anni ormai, questo siamo al settimo anno, che abbiamo interesse a creare ragazzi preparati al mondo del lavoro. Di conseguenza mettiamo in vaglio dei premi ogni anno affinché di scuola alternanza scuola-lavoro e a questi ragazzi gli si dà un compito di fare dei progetti, delle idee su delle idee e dopo c'è un'apposita commissione che stabilisce praticamente i vincitori. Siamo soddisfatti perché stamattina ho visto progetti veramente interessanti, ragazzi che veramente meritano di essere valorizzati e questo ci dà fiducia perché i nostri giovani sono convinto che saranno capaci di realizzarsi e di fare grandi cose nel futuro. Oggi la vigilia di Natale e gli auguri anche da parte del prefetto di Chieti, Armando Forgione. Eccellenza, anche da parte sua, allora un augurio di buon Natale per i nostri telespettatori. Allora, gli auguri quando si fanno come dire con quella verve che è tipica di un momento di festa. Gli auguri però in questo caso sono per la festa sicuramente del Natale con tutti i risvolti che la cristianità ci richiama, e quindi prima di tutto quelli. Poi perché il Natale possa costituire un momento per le famiglie in cui si ritrovino non tanto vicino alla tavola a mangiare insieme, quello lo faranno sicuramente, ma ritrovino quella pace familiare che magari questa pandemia potrebbe aver compromesso. Ecco, io questo è l'augurio che faccio a tutti, di poter trascorrere un Natale sereno, in famiglia e soprattutto con quelle cautele, assumendo sempre le cautele perché purtroppo è così, che non sono soltanto quelle nelle quattro mura di casa, ma anche quando si esce fuori, la mascherina, il distanziamento e quant'altro deve ancora come dire, sorreggere i nostri rapporti interpersonali. Auguri, auguri davvero. Apriamo ora la pagina della cultura, Mille mani, una sola anima, e questo è il titolo del libro presentato ieri presso la sala consiliare del Comune di Penne per celebrare Lucio Marco Tullio, storico timoniere della Roman Style, scomparso il 5 settembre del 2020. L'autore del testo è il direttore di Confindustria a Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte. Sicuramente è un doppio onore per Luigi Di Giosaffatte parlare di un personaggio che ha fatto la storia di questo territorio, un territorio in cui vive anche Luigi Di Giosaffatte. Assolutamente sì, posso definirlo un mio mentore. Il progetto di Confindustria Chieti Pescara, il progetto editoriale, punta proprio a questo, a ricordare la memoria del professor Marco Tullio e dare alle future generazioni un esempio di grande uomo cristiano, di grande economista, di docente, di imprenditore e di manager. Come affronterebbe Marco Tullio la vicenda legata anche a questa crisi che vive la Brioni adesso e come affronterebbe la crisi legata anche alla pandemia?
Lui nei suoi interventi che noi abbiamo selezionato, che vanno dall'86 al 2009, ha dato alcune indicazioni e ricette che sono validissime anche adesso. Oggi proverò con la platea a leggere alcune indicazioni che lui ha dato e ci renderemo tutti conto di quanto è stato anticipatore degli scenari economici globali e locali. C'è un aspetto tecnico di competenza del professor Marco Tullio che ha reso possibile che un'azienda diventasse importante nel mondo attraverso un modello organizzativo che ha consentito di esportare il bello e il fatto bene in tutto il mondo. E poi come uomo ha fatto tante cose, perché oltre a essere un uomo molto attento al capitale umano, al valore delle persone, è stata una persona che ha dato molto anche nella divulgazione culturale, nell'associativismo, nel volontariato, quindi ha creato un sistema oltre che economico, un sistema sociale, un rapporto che oltre con i dipendenti l'ha avuto con i cittadini. È inutile dire che il professor Marco Tullio è una persona che ha dato tanto a Penne, ma soprattutto all'area vestina, e oggi va ricordato con questo libro importante. Assolutamente sì, è stato importantissimo, non soltanto per il territorio, per l'area vestina a cui ha dato veramente tanto, ma per il mondo intero. Ricordiamo che il professor Marco Tullio è stato un grande anticipatore di temi economici, culturali, sociali, quindi tutto quello che ha fatto Marco Tullio negli anni addirittura 60 è arrivato nelle aziende in questi tempi, in questi anni, quindi un grande valore, un uomo che merita di essere ricordato, e il suo lascito assolutamente deve essere conosciuto dalle nuove generazioni. A un anno dalla sua scomparsa, Chieti rende omaggio al poeta dialettale Raffaele Fraticelli, dedicandogli le luminarie che illuminano Corso Marucino. Quest'anno tornerà per le vie del centro anche il presepe vivente, ce ne parla Selenia Secondi. Fino al 9 gennaio Chieti sarà illuminata da queste bellissime luminarie che tra l'altro quest'anno sono dedicate a un poeta dialettale scomparso, Fraticelli. A lui infatti si rifanno i versi di alcune poesie che sono state adattate a luminarie. Come mai quest'idea? Abbiamo voluto rendere questo tributo al poeta tiotino recentemente scomparso ma molto famoso e di cui ci onoriamo avere insomma le stesse origini, il poeta Raffaele Fraticelli. In una delle sue poesie sul Natale e abbiamo trovato una frase che ci è piaciuta e con questa l'abbiamo voluto omaggiare. Siamo molto soddisfatti, è piaciuta anche alla famiglia, quindi insomma siamo veramente molto soddisfatti e felici di averlo ricordato così. E dopo qualche anno di assenza Chieti torna il presepe vivente per la gioia di grandi e piccini. Sì, assolutamente un ritorno aspettato, voluto, promesso, e torna il presepe vivente a Chieti, una manifestazione storica, tradizionale, in collaborazione con l'associazione Teate Nostra. Torneremo a far vivere questa importantissima manifestazione il 6 gennaio dal pomeriggio. Avremo un lungo percorso per diluire la presenza, anche per evitare assembramenti, però tutto tornerà come da tradizione, con gli animali veri, con le rappresentazioni, con i vestiti chiaramente che si rifanno nel contesto che andiamo a realizzare, quindi un'iniziativa molto suggestiva. Ricordiamo che c'è il bus navetta che parte dal parcheggio di via Papa Giovanni, gratuito, e porta la cittadinanza e l'utenza in centro storico, appunto per favorire lo shopping. Inaugurata all'Arca di Teramo la mostra di Guido Montauti, uno dei pittori più importanti del Novecento in provincia di Teramo. L'esposizione sarà visitabile fino a maggio 2022 ed è stata curata da Ida Quintigliani e Umberto Palestini. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Guido Montauti, ho fiducia nella mia fantasia. È un progetto per riscoprire attraverso una mostra visitabile dal 19 dicembre al prossimo 1 maggio nelle sale dell'Arca a Teramo, il Montauti pittore, l'uomo, la sua storia e la sua fantasia. Un percorso artistico e personale, ma anche un segnale di rinascita. Il progetto, promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Accademia Raffaello di Urbino, è sostenuto dalla Fondazione Tercas ed è organizzato e coordinato dall'Associazione Culturale Big Match.
Curatori della mostra di Guido Montavuti, uno dei pittori più importanti della provincia di Teramo del Novecento, Ida Quintigliani e Umberto Palestini, in sinergia con i familiari dell'artista. Ho fiducia nella mia fantasia, è una mostra di Guido Montavuti che ripercorre il suo itinerario artistico ed estetico, ma lo fa attraverso anche le sue parole, le sue voci. È un modo di guardare nuovamente a Guido Montavuti che ci offre davvero uno spaccato di un autore moderno, internazionale. Lo stile di Montavuti è uno stile che si genera nei periodi, inizialmente più legato a una forte matrice simbolica, una matrice sanguigna, come viene definito, per poi stemperare le sue analisi formali all'interno di una cromia completamente più diciamo leggera, uniforme, per poi esplodere alla fine con i grandissimi pezzi colorati e arrivare alla sintesi del bianco che lui considera un'estasi. E ora lo sport con il calcio di Serie C. Ha segnato l'ultimo gol del Pescara per questo 2021 che ha permesso ai biancazzurri di uscire indenni da Ancona. Il giovane centrocampista Marco Pompetti è stato tra i migliori calciatori di una stagione che finora ha riservato poche soddisfazioni. Il giocatore volge lo sguardo al nuovo anno nella speranza di prolungare il momento di ripresa di queste ultime giornate che ha visto il Delfino guadagnare punti importanti. Ascoltiamolo. Marco Pompetti, un altro gol, il secondo stagionale dopo quello bellissimo a Chiavari, un gol che ha portato un punto pesante in una partita difficile. Ma sicuramente sì, sono contento per la prestazione personale, per la prestazione di squadra. E sicuramente abbiamo fatto una buona prestazione, come ogni partita c'è qualcosa che possiamo fare meglio, ma abbiamo fatto tante cose buone come in queste ultime quattro gare. Stiamo vedendo nelle ultime settimane un Pescara che sembra essersi più calato in questa categoria, in questo campionato. Ci avete messo un po' di tempo, però oggi il Pescara è un Pescara diverso. Ma sappiamo che comunque in questa categoria non sempre diciamo vince chi ha più qualità. Noi siamo una squadra comunque di qualità con ottimi giocatori, però abbiamo visto durante il corso di questo girone di andata e questa prima partita di ritorno che non sempre diciamo possiamo fare gli splendidi oppure diciamo giocare bene al calcio. Certe volte dobbiamo essere anche un po' magari un pochino più sporchi per cercare un pochino più di concretezza. Ora ci saranno le vacanze, si chiude il 2021. Marco Pompetti, cosa si aspetta dal nuovo anno a livello personale, a livello di squadra? Ma per quanto riguarda a livello di squadra, di ripartire così come stiamo facendo adesso è ancora meglio, perché comunque ripartire con slancio, facendo vittorie, è sempre importante, fa bene a tutti, fa bene al gruppo, fa bene a tutti quanti. Per quanto riguarda a livello personale, devo sicuramente migliorare, voglio fare ogni partita meglio e dare il più possibile il contributo alla squadra per raggiungere l'obiettivo. Per chiudere, l'ultimissima, sei diventato il leader di questa squadra, sei ancora giovane, però insomma si vede la stoffa del giocatore capace di portare per mano una squadra. Ma no, ma secondo me ci sono tantissimi giocatori dentro il nostro gruppo che sono oltre ottimi giocatori, ma con grande personalità. Io faccio semplicemente quello che reputo di saper fare, quello che mi chiede il mister, cerco di interpretarlo al meglio e poi spero sempre che le cose vadano bene. Un girone e una giornata per confermare che il Teramo attraversa una crisi con pochi precedenti, figlia delle scelte sul mercato in estate, delle vicissitudini societarie e dei parecchi problemi fisici accusati durante questi quattro mesi di campionato. Facciamo il punto allora con Jacopo Forcella. Oggettivamente è il momento più complicato per il Teramo da molto tempo a questa parte, perché la classifica piange e questo è evidente, la difesa è la peggiore del raggruppamento e anche questo è altrettanto evidente, ma soprattutto l'involuzione che attanaglia questa formazione sembra lasciare speranze di una rimonta nel 2022 davvero col lumicino. Si dirà ci sarebbe il mercato per ricomporre i pezzi e provare a migliorare un organico che avrebbe bisogno, come l'area, di innesti che possano dare una sterzata decisiva.
ma in questo caso ci sono le questioni societarie, molto nebulose ancora, a tenere ancorato il diavolo ad un immobilismo che rischia di creare scompensi ulteriori alla ripresa. Il 3-5-2 con la Virtus Entella non ha dato e non poteva dare risposte immediate, considerando che la rosa è stata costruita con ben altri criteri. Guidi ci ha provato e di questo gli va dato atto, ma sapeva anche lui che, specie contro un avversario così quotato, si sarebbe trattato soltanto di un esperimento che aveva il solo compito di far sentire la retroguardia maggiormente potente. La questione è semplice: per continuare con il sistema di partenza, il 4-3, andrebbero rinforzati alcuni ruoli cardine: la corsia mancina di difesa, dove Rillo e Ndreka avrebbero bisogno di un titolare da cui trarre spunto, servirebbe un vero sostituto di Arrigoni, imprescindibile anche a voler passare ad una mediana a 5, e una mezzala di quantità e inserimenti che con lo stop prolungato di Rossetti il Teramo decisamente non ha. In più servirebbero le alternative a Rosso e Malotti, magari per contendere loro una maglia da titolare, perché quando l'ex casertana è stato sostituito o è stato assente, Guidi sul lato mancino ha messo Berligea, che non nasce come esterno d'attacco. Anche a destra, tolto Malotti, i giovani di Belle Speranze, specie di Dio, non possono ancora pensare di poterlo scalzare. E allora la mancata concorrenza in molti ruoli ha appiattito una formazione che si è vista costretta a spremere i titolari, che hanno tirato la carretta per molte settimane prima di pagare dazio. Davanti ad un Bernardotto sempre generoso, ma spesso impreciso, andrebbe affiancato un altro attaccante che possa mettere in difficoltà l'allenatore nelle scelte. E in questo momento, con Birligea, che spesso è stato out per infortunio, non è stato così. In porta invece va fatta una scelta netta: il diavolo ha alternato Tozzo, ora sparito dai radar, Agostino, quello con rendimento più alto di tutti, e Perucchini, che si è ritrovato tra i pali nel momento in cui il diavolo ha iniziato ad incassare una valanga di reti, il che rende anche difficile una valutazione precisa dell'estremo difensore, che in ogni caso ha mostrato di non essere ancora al top. L'arrivo di Pinto in difesa ha dato alternativa a Piacentini, Bellucci verrà scoperta di questo inizio di stagione, e ad un soprano, anche lui come Birligea, spesso utilizzato, ma altrettanto spesso no. Mungo nel ruolo di interno di centrocampo ha alternato buone gare ad altre molto meno, Viero a corrente alternata, e con Cucurullo indisponibile ormai da mesi, il solo Fiorani è dovuto diventare un perno della mediana. Nel contempo però Buasi è perso per strada, Malotti e Azziosmanovic invece hanno risentito dell'impiego extra large. Lombardo è arrivato, ma dopo qualche buona prestazione nel derby e qualche altra meno buona a Montevarchi come sostituto di Arrigoni, si è fermato ai box. Poi c'è il capitolo condizione fisica, calata, anzi crollata in maniera preoccupante dalla trasferta di Pescara in poi. A parte le reti incassate e la mancanza di reazione alle difficoltà, come ha più volte sottolineato Guidi, il passo del Teramo si è fatto via via più lento, compassato, mentre gli altri, che si chiamino Carrarese, Olbia, Oreggiana ed Entella, hanno mostrato un ritmo superiore, esattamente quello che il Teramo aveva imposto all'Entella all'esordio, Modena, Siena, quando si è accesa la riserva, e i cambi sono stati minimi, per non dire inesistenti, con Trasciani ad esempio aggregato a Pontedera senza allenamenti per cercare di non essere totalmente sguarniti, il diavolo ha perso consistenza e capacità di opporsi a coloro che ha avuto di fronte. Tutto questo senza considerare che le vicissitudini societarie hanno minato la tranquillità del gruppo, perché il pagamento di novembre era dovuto e tutt'altro che un'impresa, perché l'incertezza distrae e porta a fare valutazioni sul futuro di ognuno di quei calciatori che dovrebbero adesso risalire una corrente fortissima che li spinge verso il basso. Ed ecco perché ci vorrà una sterzata, ma decisa e sotto tutti i punti di vista, per ridarsi la capacità di ricominciare a correre, come servirà nel 2022. Per quanto riguarda la pallavolo, è stata rinviata, data da destinarsi, il match del Boxing Day tra la Videx Grottazzolina e l'Abba Pineto Volley a causa di alcune positività nel gruppo biancazzurro. La Lega, su decisione della ASL competente per il territorio, ha predisposto la quarantena obbligatoria come da protocollo. E invece, per quanto concerne il tennis, Domenico Scelsi del Circolo Tennis Manfredonia, con un secco 6-4, 6-2, si è aggiudicato l'ottavo torneo nazionale Open di Natale, battendo l'abruzzese Marco Bonelli. Una competizione organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Silvi, che ha animato dall'11 al 23 di dicembre i campi dell'impianto di Città Sant'Angelo, richiamando tantissimi atleti provenienti da Grande
gran parte delle regioni italiane. Una finale che ha offerto uno spettacolo sportivo di tutto rispetto, con i due tennisti che hanno sfoderato tecnica e dinamismo pienamente all'altezza della categoria di appartenenza. Entrambi 2-5. Nel singolare femminile la vittoria è andata a Amelia Regini del tennis training di Foligno. Ancora una volta particolarmente apprezzata l'organizzazione del torneo con i giudici arbitri Pietro Celli per la compilazione dei tabelloni, Silvestro Di Berardino e Gaetano Santoro per la direzione gare. Torneo e cerimonia di premiazione si sono svolte nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, con l'appuntamento al prossimo torneo nazionale Open già fissato per la seconda decade di gennaio. Questa era l'ultima notizia, i servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube, sul sito tv6.it. Io vi auguro una buona serata e buone feste.